Nonostante siano passati 16 lunghi anni da quel triste giorno in cui ci hai detto addio, per tutti noi il tempo sembra essersi fermato, sembra ieri. E questo è perché tu per noi ci sei, sei sempre con noi. Annalisa Durante, giovane di Forcella vittima di Camorra, oggi avrebbe compiuto 30 anni. Da allora, negli ultimi 16 anni, tantissime sono le iniziative realizzate in suo nome grazie all'impegno del padre e dell'associazione a lei intitolata per promuovere il cambiamento a partire dalle giovani generazioni. Attività di lettura, ludiche e musicali coinvolgono i ragazzi del quartiere e da oggi anche un premio all'impegno per la legalità. È la prima edizione di un evento nazionale che vuole diventare appuntamento fisso, presentato questa mattina nello spazio comunale di Piazza Forcella e dedicato quest'anno alla Meridiana dell'Incontro. L'obiettivo è avviare un gemellaggio artistico e culturale tra i giovani del paese che sulla scia del percorso intrapreso promuova nuove occasioni di studio e di impegno per prevenire le devianze sociali e favorire l'integrazione tra generazioni di località diverse. Quando penso a questo spazio mi piacerebbe per un giorno essere una persona così importante da affidare il Nobel per la cultura a Giannini e a sua moglie. Ma dico Nobel per la cultura perché il silenzio di sua moglie credo che abbia a che fare solamente con la memoria. Ci spinge a non vanificare con le nostre parole, l'intenzione di nessuno evidentemente, ma non vanificare mai con le parole il ricordo di Annalisa. Ma è cambiato molto, basta vedere questo luogo che è diventato di vita culturale e sociale, di riscatto, dalle immagini che abbiamo visto stamattina, musica, teatro, poesia, letteratura, però c'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanto da lavorare perché c'è ancora violenza, c'è ancora un pezzo di connivenza importante, di indifferenza, però Napoli ha scelto complessivamente, ha scelto a Forcella come altrove, ha scelto nel raccontare con i fatti che c'è l'alternativa alla pistola. E questa alternativa la dobbiamo raccontare soprattutto nei luoghi più difficili, quelli della devianza, e soprattutto dare la possibilità anche ai ragazzi che hanno sbagliato di riscattarsi. Questo è un impegno forte della città, noi siamo in prima linea come tantissime associazioni, le istituzioni locali, le forze di polizia, la magistratura, è un'altra Napoli rispetto a quella della rassegnazione, ma la strada ovviamente è ancora lunga da percorrere.